Immaginate di poter chiamare in pochi minuti tutti i residenti di un comune. State immaginando Alert System. Sì, buonasera, siamo nel comune di Serravalle Pistoiese. È un comune un po' anomalo perché è diviso in due, come abbiamo due palazzi comunali, perché viste come estensione del territorio è molto vasta e quindi abbiamo una densità di circa 12.000 persone e quindi essendo il comune diviso in due, nel palazzo comunale dove sono io ora a Serravalle Pistoiese ci sono circa, nel nostro territorio sono circa 3.000 persone, mentre in quello di Casal Guidi si va intorno ai 9.000 abitanti. Ecco, noi comunichiamo con i cittadini tramite il sistema di Alert System che ci permette di entrare nelle case dei cittadini tramite il posto fisso o tramite cellulare. Questo fa sì che in qualunque momento possiamo comunicare con loro in qualsiasi evento, sia un evento culturale che un evento atmosferico di protezione civile o come oggi sappiamo con tutte le bombe d'acqua, incendi boschivi e quant'altro. In tempo reale noi mettiamo al corrente i cittadini, tutti i nostri cittadini di quello che avviene sul territorio. E i cittadini si possono anche loro collegare a questo sistema, inserendosi nel sito del comune, aprendo il sito insomma, di Alert System e registrandosi. Nel nostro comune abbiamo associazioni di volontariato, sono la Fiamma d'Argento dei Carabinieri, la Polizia di Stato, Misericordia, Croce Verde e la VAB. La VAB è quella per la vigilanza incendi boschivi che ci fa anche da protezione civile. Il Comune di Serravalle si è dotato di un piano di protezione civile intercomunale realizzato in associazione con il Comune di Quarrata e praticamente c'è un centro operativo che è situato nel Comune di Quarrata dove ha sede praticamente il COI, il centralino e che riceve e registra tutte le telefonate in ingresso che riguardano appunto la protezione civile. È un piano molto articolato che prende in considerazione tutte le varie componenti, sia di criticità che diciamo, di situazioni territoriali, quindi indicazione dei fiumi, dei punti sensibili, delle scuole, di tutto quello che sono diciamo, eventuali situazioni da tenere sotto controllo per i vari aspetti, per le varie. È un piano praticamente dove alternativamente un mese il comune di Quarrata, un mese il comune di Serravalle mettono a disposizione i tecnici di pronta reperibilità che sulla base di 6 giorni cada uno sono in 24 ore su 24 allertati e fanno praticamente il controllo, la vigilanza e ai quali arrivano le varie segnalazioni. Dispongono di sia il Comune di Quarrata che il Comune di Serravalle di ditte e volontari che fanno un monitoraggio delle varie situazioni e si praticamente interfacciano con il reperibile per eventuali interventi e in caso di, appunto, di necessità c'è la possibilità di intervenire allestendo o il centro operativo comunale se si tratta di criticità locali che riguardano un comune solo, oppure il centro operativo intercomunale se
il tipo di evento è abbastanza esteso e riguarda entrambi i comuni. Abbiamo in dotazione diversi mezzi, sia di proprietà dei due comuni, ma anche delle varie associazioni. Noi ci appoggiamo per questo tramite una convenzione alla VAB, che quindi ha mezzi anche di proprietà sufficienti, autobotti e tutte le varie. Anzi, per quanto riguarda la VAB, abbiamo anche allestito nella zona industriale di Casalguidi un punto diciamo predisposto con ufficio e area dove poter collocare questi mezzi, da quali poi partire per i vari interventi, e quindi un punto di riferimento ben preciso. E questo sistema parte praticamente il primo di luglio, perché è stato approvato nel corso dell'anno passato, con alcune prescrizioni sono state risolte ora, però il comune di Serravalle ha già da un paio d'anni un sistema di pronto intervento attivo, al quale partecipano sia parte degli operai del comune che i tecnici, tutti i tecnici che sono in forza dell'amministrazione, che alternativamente intervengono sia per i piccoli problemi della singola buca, dell'albero caduto, ma siamo intervenuti anche in caso di eventi più importanti, come l'incendio che c'è stato sul Monte Albano l'anno passato. E pian pianino questi sistemi si stanno rodando e si cerca di migliorarli sempre, sempre di più, e di essere più efficaci e più efficienti possibili. Sì, in merito all'incendio del mese di luglio dell'anno scorso, c'è da dire che è stata una mezza catastrofe per il nostro comune. Ce ne sono stati due in provincia di Pistoia, molto grossi. Uno da noi di circa 80 ettari e un altro in comune di Montale, e anche quello ha superato 100 ettari. E sono stati impegnati molti mezzi sia dei Vigili del Fuoco che della VAB. I mezzi della VAB tramite la Regione Toscana erano intervenuti quasi da tutti i centri VAB della Regione Toscana, oltre che alla racchetta di Firenze, solo per quanto riguarda loro. Poi si sono stati attivati l'Unione dei Comuni Pistoiesi con tutti gli operai della comunità montana, che insomma di prima, e oltre che a tutti gli altri volontari. Ha interessato, come dicevo prima, circa 80 ettari sia di bosco che di oliveto, creando non pochi danni e non pochi disagi alla popolazione, solo anche per il fumo che si è verificato per giorni, perché è iniziato nel pomeriggio e il giorno dopo era quasi spento, poi si è alzato un forte vento che ha rinfocolato il tutto, e è diventata una cosa a quel punto spaventosa. Sono intervenuti gli elicotteri sia della Regione Toscana, sia di Firenze che di Pistoia, Pisa, Lucca. C'era in un momento c'era 4-5 elicotteri in Toscana per cercare di spengere queste fiamme. Niente, dopo alcuni giorni siamo riusciti. Sono anche intervenuti mezzi apripista per ripulire e risistemare le viabilità che ormai erano chiuse negli anni, in modo da far sì che l'incendio arrivasse lì, ai margini, insomma, di queste piste aperte, e si fermasse. Quindi insomma è stato un bel lavoro e un'ottima regia da parte di tutti quelli che hanno collaborato al far sì che questo, cioè, in poco tempo si spegnesse, perché l'estate torrida e calda dell'anno scorso e col forte vento, cioè, è stata anche una cosa abbastanza difficile, diciamo. E oltre al disagio della popolazione di Casalguidi, che aveva continuamente cioè, il fumo dentro casa. Alert System unisce l'amministrazione pubblica ai cittadini.